Altra domanda, altro giro. Domanda: esiste un gene della seduzione? Perché alcune donne riescono a sedurre in modo inconsapevole, non devono fare tutta questa fatica per accalappiarsi o acchiappare un uomo che vogliono e riescono ad avere tutti gli uomini che desiderano? Noi invece dobbiamo seguire dei videocorsi che nemmeno sembra l'università. Si tratta del miglioramento personale, nel senso se tu hai un deficit di base in un certo tipo di dinamica con altre persone e non la migliori, ne paghi le conseguenze, se invece la migliori non le paghi. Cioè, nel senso, le ragazze che vedi che sono seduttrici e quindi hanno questo gene della seduzione e quindi riescono ad ammaliare gli uomini senza problemi, magari avranno altri problemi in altre sfere di vita, okay, che dovranno migliorare. Inizio seriamente a pensare che ci sia un genere della seduzione della zoccolaggine e che alcune di noi ce l'hanno innato e altre no. Sì, è vero, questo è vero. Dico questo perché ho avuto modo di osservare ragazze disabili con dei ritardi mentali che mettono in atto degli atteggiamenti seduttivi allucinanti nei confronti dei maschi. Allora mi sono chiesta come fanno, dove li hanno visti, come li hanno imparati. Allora, io con anni di studio e titoli professionali devo fare corsi di seduzione, mentre a loro viene tutto così naturale. Ci deve essere qualcosa di innato e di genetico, che non mi viene altra spiegazione. Che ne pensi? Assolutamente sì, è tutto sulla base di come sei cresciuto e come sei sviluppato e com'è il tuo background culturale e di crescita. Praticamente in questo caso ci sono delle donne che inevitabilmente attraverso un background di crescita più funzionale, tra virgolette, e attraverso una linea. Quindi una linea, un'espressione genetica di un certo tipo hanno e quindi riescono a dare ovviamente un feedback migliore nella fase di seduzione e corteggiamento e quindi hanno un risultato migliore. Ci sono delle ragazze che invece attraverso appunto un'espressione genetica di un certo tipo, eccetera, background culturale, quello che sia, hanno invece un deficit a livello di seduzione e quindi capacità seduttiva, quindi questa è una cosa normalissima. Tra l'altro ci sono molte donne che per esempio hanno un approccio più maschile, quindi mascolino al conoscere gli uomini e altre donne invece hanno un approccio più femminile al conoscere gli uomini. Ovviamente quelle con un approccio più mascolino hanno più difficoltà a seconda del caso. Questo per dirti che cosa? Questo per dirti che il problema di fondo è semplicemente quello di riconoscere dove ci sono dei deficit e andarli a correggere così da vivere una vita più interessante. Anche questa è una domanda che io spesso mi sono fatto e facevo a me stesso, nel senso, perché io ho questo problema, non riesco a sedurre le ragazze, perché non riesco a conoscere le ragazze, perché non riesco a fare questo, perché avevo, magari, ero cresciuto in un certo modo. E la mia espressione genetica, quindi caratteriale, magari un po' di autismo, non so se sono autistico, in realtà non ho mai capito, un po' di disturbo d'attenzione, non so se ce l'ho mai avuto, o magari un eccesso di ansia, quindi psicopatie, qualsiasi siano queste cose, ansia, attacchi di panico, eccetera, non mi consentivano di esprimermi bene, magari nei confronti delle ragazze, quindi del genere femminile. Quindi che cosa ho pensato? La mia testa ho detto ok. Posso fare qualcosa per migliorarmi perché mi piacerebbe avere più ragazze, sedurre le ragazze, avere tante ragazze con cui vado a letto, eccetera. Posso fare qualcosa per migliorarmi in questo senso? La risposta è stata sì, ok, certo, e poi e quindi l'ho iniziato a fare, semplice, ho iniziato a farla e poi semplicemente la cosa mi ha consentito di migliorarmi e quindi migliorandomi semplicemente ho iniziato a frequentare più ragazze, that's it, semplice. Ma se non avessi ricercato il miglioramento, se non avessi ricercato il miglioramento, visto che mi piacevano tante ragazze, volevo andare con le ragazze, volevo conoscere le ragazze, eccetera, non sapevo come fare, adesso magari non stavo qua. Quindi da quello che era un mio deficit ne è nato in realtà un potenziamento grosso, ok? Se non addirittura un fattore economico, cioè il mio lavoro. Mi è diventato un lavoro, è diventato semplicemente un lavoro consigliare alle ragazze quello che devono fare, come rimorchiare un uomo, come farlo innamorare, come arrivare in convivenza, eccetera. Migliorare la dinamica sentimentale, eccetera. Quindi da quello che era un deficit è diventato un miglioramento, un potenziamento. Stessa cosa che potresti fare tu, cioè nel senso da che vedi che il rapporto con questa persona è e ti dà, scusami, il rapporto in generale, quindi con gli uomini, è deficitario, vuoi ricercare il potenziamento e quindi aprirti all'apprendimento. Il più grosso errore ci sarà quando non ti apri all'apprendimento, ti chiudi, accusi gli altri e te ne sbatti. In quel caso tu non migliorerai mai e
rimarrai condannata semplicemente a un continuum di errori che sono sempre uguali e che si ripetono. Quindi aprirsi mentalmente e psicologicamente al miglioramento e all'idea di poter conoscere altre persone, di poter avere a che fare con un uomo, con una donna, chiunque sia, e quindi riuscire a capire quali sono le dinamiche che possono favorire il raggiungimento del tuo obiettivo, semplicemente è necessario per vivere meglio, quindi per avere una vita migliore. E quello che ti consiglio di fare, invece di magari arrenderti, accusare gli altri, comincia a vederti in un modo orizzontale rispetto agli altri, non verticale. C'è un libro che tra l'altro è una lista dei desideri che devo leggere, che dice proprio questa cosa, su una filosofia giapponese, non lo so, non mi ricordo, comunque lo devo leggere, però ecco, mi è stato raccomandato e mi viene spiegata proprio questa teoria, dove che sposo completamente, nel senso vedersi rispetto agli altri in un punto orizzontale, cioè noi abbiamo la nostra vita con le nostre caratteristiche, con le nostre specifiche, con le nostre dinamiche, con i nostri ostacoli, e non vogliamo vederci in modo verticale rispetto all'altro e dire: ah, vedi, però quello sta meglio di me perché sta qua sopra e io sto qua sotto. Invece pensare: io sto qua e lui sta qua, e facciamo proprio altri percorsi diversi. Se incominci a pensare in questo modo, sicuramente ti si sveglia, tra virgolette, all'interno della testa qualcosa, se te lo ripeti più volte, ti fa qualche click la testa, e incominci a sentire, a pensare che, ah, cazzo, forse è vero, ok? Quindi forse semplicemente la mia vita è meglio così, nel senso è meglio pensare che io questo ho e con questo devo combattere, su questo devo migliorare. Perché se io mi incomincio a lamentare e magari ce l'ho di X centimetri versus Rocco Siffredi che ce l'ha di 30 centimetri, allora mi devo lamentare, oppure mi devo lamentare del fatto che io ho la Volkswagen e quello c'ho la Ferrari. Ci sarà sempre qualcuno che è meglio di me, ci sarà sempre qualcuno che è più bravo di me a parlare, più bravo di me a spiegare, non nell'ambito della seduzione ovviamente, perché qua io sono il top. Ma scherzi a parte, questo non è uno scherzo, ci sono sempre persone che sono meglio di me, ci sono sempre persone che performano meglio di me, ci sono sempre persone che vanno meglio di me. Quindi alla fine la storia è: ok, che senso ha preoccuparmi di quello che fanno gli altri quando alla fine io so che ho questo deficit e posso migliorarlo? Punto. E non è, cioè, ragazzi, dovete riconoscere che avete un deficit, perché se non avete ottenuto i risultati che volete, probabilmente state facendo qualcosa che non va. Ok, cioè è come se io non ottengo i risultati che voglio nel business, probabilmente sto facendo qualcosa che non va, sto facendo un business che non dovrei fare. Semplice, cioè se io non arrivo agli obiettivi che voglio è perché non sto facendo quello che dovrei fare. Punto. Semplice, no?